L'Albania non è un narco-stato, perché questa è un'offesa a un popolo e un'offesa a un paese. Questo l'abbiamo detto, È abbiamo detto che ci sono accuse di essere un un'offesa. narcostato. Ah, Non abbiamo gli elementi per poter dire che è un narcostato. Infatti non sono qui a no, dirle perché è un ci narcostato. sono accuse, ma ci sono accuse anche per l'Italia di essere un narco-stato. Allora cosa vuol E dire? sarebbe un'accusa E giustissima a un cosa vuol certo dire? punto di Ah, vista. secondo È uno stato in cui la presenza mafiosa è molto è un forte, narco-stato soprattutto sulle l'Italia? È istituzioni. un narco-stato l'Italia, il vostro paese è un narco-stato e lei lo dice così, No, io non credo. No, 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 credo senza che neanche è un avere paese. un minimo di ripensamento Perché sono patriottico perché e quindi credo che dire, ammettere la debolezza delle istituzioni no, italiane di fronte alla presenza mafiosa è molto patriottico. scusa, ma lei non ha idea cos'è un narco-stato. Se l'Italia fosse un narco-stato, lei non aprirebbe bocca perché sarebbe seppellito vivo sotto la terra. Ci sono vari modi di limitare la libertà, Presidente, lo sa meglio di me. Ci sono vari Sì, modi. ho visto, c'è anche il modo di. Non serve per forza ammazzare una No, persona. non serve. No, la libertà di pensiero e di informazione si può ammazzare anche facendo il vostro giornalismo. Non c'è dubbio. Perché? Semplicemente hai la telecamera, lo utilizzi come un fucile, hai la lingua e la voce, lo utilizzi come una pallottola, mentre gli altri sono lì messi secondo scenario per arrivare alla conclusione voluta già prima, cioè come faceva Enver Hoxha, che prima definiva chi era il colpevole, poi andava dietro per provare la sua definizione. Anche in questo si chiama modo democratico di Presidente, uccidere non la sarei qui parola. a raccogliere la sua No, ma testimonianza, mi sarei limitato a raccogliere tutte le no, testimonianze contrarie e l'ha invece fatto. sono No, qui no, e lei darò conto totalmente di tutte le sue posizioni su ciascuna cosa che dirò. Ecco. l'ha fatto già, perché lei è qui, perché io ho alzato la voce. Lei non è qui perché ha scelto, Presidente, ho chiesto no, l'intervista lei formalmente non ha più e chiesto più nessuna volte. intervista Presidente, è formalmente. vero, l'ho scritto anche sul suo numero privato, l'ho scritto alla sua ditta stampa, abbiamo fatto la domanda, Il mio numero privato, abbiamo mandato anche la mail nel mio numero ufficiale. privato, ma il Presidente, punto, abbiamo mandato anche la mail ufficiale, su questo però la devo correggere perché non è vero, scusa, sta dicendo una cosa il inesatta. punto è questo. Adesso, va bene, io sto dicendo una cosa. Su questo, io la richiesta di intervista gliel'ho fatta e sono qui non perché ha alzato la voce, ma perché il mio obiettivo è sempre ascoltare tutte Va quante le bene, voci in campo. io le dico una cosa. Questo Prego. impegno di portare fango dalle fonti più inquinate dell'Albania e di metterle davanti al servizio pubblico e poi davanti al popolo italiano, perché voi siete contro i centri d'accoglienza. No, Questa è una cosa, Presidente, io sono molto questa è una dispiaciuto da cosa, questa questa, posizione. perché, ma scusa, Se mi permette. ma qual è l'interesse del pubblico italiano per i gossip Perché, dell'Albania? Presidente, sono molto Ah, dispiaciuto e anche preoccupato da questa mi dica. posizione, perché ci sono due modi di vedere questo che è accaduto, questa intervista. Un modo è, diciamo, con una visione un po' autocratica, ritenere che le domande di un giornalista siano fango, le domande No, scomode. Un non altro, parlo mi delle scusi. domande. No, Mi no, no, scusi, no, 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 un no. altro è, dal momento che questo che io sto dicendo e la presenza della mafia così forte e addirittura le connessioni con il suo governo, ci sono tanti esponenti della sua maggioranza e il suo Ma governo, mi lei, scusi, ma che sono lei, stati ma arrestati e lei, anche condannati ma. addirittura, scusi, mi permetta solo 30 secondi, sono stati condannati per rapporti con la mafia, quindi, e ci sono articoli di stampa internazionale, addirittura prese posizioni anche del Parlamento del Congresso americano, che denunciano, ecco, questi rischi. Io la vedrei come un'opportunità che io, come servizio pubblico italiano, le sto dando per spiegare agli spettatori italiani qual è, dal suo punto di vista, la verità invece. Scusa, Quindi ma di chiarire quello che per lei è un scusa, equivoco. ma Quindi perché dice che è oggetto fango? Io le sto mettendo un microfono davanti a una telecamera, le sto dando, lo senta, spazio alla mia trasmissione per poter esprimere la sua posizione. io non ho detto che lei mi getta fango con le domande. Io ho parlato del programma, non ho parlato delle domande. Non c'è domanda colpevole. Perfetto. Va bene? Ma c'è la libertà di anche parlare delle domande, va bene? Ma io non ho detto che le domande sono fango. Adesso lei ha detto un'altra menzogna. Ma,
Adesso, Ha detto che io ho scusa, gettato fango soltanto adesso, menzionando alcune cose, no, lascia, chiedendole conto ma alcune cose, perché, mi ha detto che io ho gettato ma mi fango. lasci finire. Adesso, Prego. adesso lei ha detto un'altra menzogna. Ha detto tanti esponenti del suo governo. Chi sono? C'è stato un ministro dell'interno, Fa uno. c'è stato il ministro successivo, come si chiama, Giafa, che non Ma era lei indagato, ma deve. Ma c'era. mi scusa. Che si è dimesso subito Mi dopo. scusa. C'è l'attuale ministro dell'interno, c'era una conversazione fra due capi mafia che dicevano: Mi scusa, sappiamo già chi è il prossimo ministro dell'interno, e fare il nome di Tavola ma Amballa. questa. Mi scusi. Ma per dire queste cose si deve avere una faccia così tosta che a me non riesce neanche a immaginare come il servizio pubblico italiano può avere questa faccia. Cioè, sono delle cose allucinanti quelle che dice lei. Cioè, tanti esponenti e parla di un ministro degli interni anni fa. E poi aggiunge Fatemir Jaffe, l'uomo che ha dato le dimissioni nel modo più civile, non perché era legato a Il niente. fratello Scusa, era condannato in Italia, era ma mi lascia finire, assolutamente no? Ma tutto mi il lascia tempo che finire. vuole, certo. Non perché era legato a niente, ma semplicemente per una questione morale. Va bene? Dopo un'offensiva di fango, per la quale c'è un processo in corso e l'infangatore di avanguardia è stato condannato in primo grado, fa parte del gruppo politico che le fornisce queste informazioni. Non ho rapporti con gruppi Ma politici. lascia stare. Io parlo di fatti, io non parlo, io non, non, le opinioni sono una parte, ma quando io parlo di persone e parlo di cose, parlo di fatti, cioè il gruppo politico. Perché stranamente il programma di Report è un megafono o un amplificatore di tutte le immondizie della politica albanese, della stampa albanese, che hanno reso quella parte che le produce una parte così perdente che oggi il suo grande capo ce l'ha in un balcone nei domiciliari per corruzione, va bene? E lei li porta queste cose lì, li esporta in Italia, le butta lì, riviene qua. Ma scusa, ma di cosa parliamo? Allora, nomi, nomi, nomi. Fatemir Jaffa è la persona che ha guidato tutto lo sforzo nostro con i partner internazionali per la riforma della giustizia. Bene, una riforma di giustizia che è stata applaudita da tutta la comunità internazionale, che sta dando dei risultati, perché dal momento che l'Albania è stata indipendente dall'Impero Ottomano ai nostri giorni, per la prima volta nella nostra storia, la politica non ha più la capacità di controllare il sistema giudiziario. E per la prima volta nella nostra storia ci sono dei soggetti politici legati al governo, a questa maggioranza che ha voluto questa riforma, legati anche all'altra parte, che stanno lì davanti ai magistrati e ai giudici di questa struttura Però la speciale. E commissione che indaga lei, sui no, scusa, magistrati è scusa, nominata. Ah, finiamola, ok, prego, prego. e lei prende questo nome di una persona. Di una persona che mai è stata, mai, 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 mai è stata accusata da nessun fatto in mano di corruzione o di collusione con qualsiasi Ma cosa. mi sbaglio, il fratello Scusa, è stato condannato in Italia per narcotraffico? Mi sbaglio, è un dato sbagliato che ho. ma mi lascia finire, Certo, mi lascia assolutamente. finire, Assolutamente, mi lascia Presidente. Ma finire. scherza, sono a posto.
lei dice, e lo mette tra gli esponenti legati alla mafia. Allora, no, dico. Ha detto tanti esponenti connessi. Sì, connessi alla mafia, sì. Connessi alla mafia. Accusati. Ma da quando... Scusa, prego, accusati di essere allora messi, vengo, cioè, allora vengo ai suoi concetti e ai vostri concetti di democrazia, di libertà, perché fate cioè rappresentate, secondo me, una delle realtà più indiscutibili della libertà totale, va bene? E vi lamentate che siete messi sotto pressione per la vostra libertà, ma che pressione? Ma voi date a voi stessi il diritto di dire tutto quello che volete, su persona. Allora, prendete il segretario generale del governo e dite: l'avvocato dei più potenti narcotrafficanti. Falso! Ce l'ha confermato lui. Aspetta. Ce l'ha confermato che... Cosa ha... Che tra i suoi clienti c'erano soggetti che erano indagati, cioè, rinviati a giudizio, imputati per narcotraffico. Ascolta. Punto primo. E l'abbiamo anche visto nelle carte, sappiamo chi sono i suoi clienti. Ah, avete scoperto... No, non ho scoperto, è semplice, si fa un controllo in procura. Così Enver Hoxha manipolava il popolo. Ma è un avvocato, può fare, cioè, può difendere chi gli pare. Enver Hoxha, difendere un narcotrafficante non vuol dire essere un narcotrafficante. Enver Hoxha e i comunisti così manipolavano la gente, così, esattamente. E siamo manipolatori. E il metodo, no, aspetta, è il metodo per creare incertezza e per creare dubbi su persone messe lì nel vostro scenario, perché che c'entra? Ma che c'entra? Lei parla, ma che c'entra il segretario generale del Consiglio dei Ministri? È la figura numero uno istituzionale del paese. Allora, se si fa un accordo internazionale, in questo caso come l'accordo con l'Italia, il segretario generale è lì a far parte del gruppo che lavora su un accordo. Allora, che c'entra il fatto che 10 anni fino a 10 anni prima, 11 anni adesso, lui è andato in Italia, come tutti gli albanesi che andarono lì a cercare un futuro, fatta la scuola in Italia di giurisprudenza, cominciato una pratica di avvocato in Italia, che è una cosa incredibile a quell'epoca per albanesi. Notevole. Notevole. Fa l'avvocato penalista, lavora per la democrazia, perché senza la figura dell'avvocato la democrazia non esiste. E oggi deve essere messo lì, da voi, come una persona legato ai più potenti narcotrafficanti. E quando io le domando, ma scusa, ma lei mi dice 3 casi, va bene. Ma sa lei che i personaggi più importanti, tra i più importanti della storia francese, dell'Europa, della storia, che dei ministri di Mitterrand e di altri, Mitterrand stesso, sono stati avvocati, penalisti, hanno protetto criminali di guerra, hanno protetto persone che hanno mangiato bambini in Africa. Nessuno si è permesso che, giudicando la loro vita dopo, dire lui ha connessioni con quelli che mangiano bambini. Noi abbiamo parlato di un caso specifico, proprio raccontando anche allora, le responsabilità italiane allora, sul terreno. Allora, cioè, l'avvocato Agacci sarebbe stato intermediario allora, fra un narcotrafficante, il capo dell'Interpol italiano. Venendo sul caso specifico, voi avete detto un'altra menzogna. Totale. Avete creato anche lì. Sì. Perché le mezze verità sono le più grandi falsità. Questa cosa è conosciuta, lei lo sa, tutti lo sanno, ma quel programma di report me l'ha messa lì davanti in tutta la sua forma e in tutta la sua profondità, questo detto: mezze verità, totale falsità. Perché una mezza verità? C'è un documento, documento di una cessione, di una donazione a un terreno, e abbiamo intervistato il diretto protagonista, Lisi, che era il capo dell'Inter. Allora, scusa,
avete avuto, io ho letto tutte le carte, grazie a voi, perché non le avete lette voi al pubblico italiano, perché lì avete avuto tutti i chiarimenti. Allora, qui si tratta di una storia completamente diversa e lei parla di un narcotrafficante ancora una volta, parla di una persona Per la giustizia italiana, che Artus Shewa è stato rinviato a giudizio. parla di una persona che lei, io non conosco, ma Artus Shewa, dice. potrei anche conoscerlo, perché ma non mi risulta che è una persona condannata, non mi risulta. Cioè, inviato a giudizio è una cosa, condannato è un'altra cosa. Il capo dell'Interpol non dovrebbe intanto prendere un terreno da uno che è indagato. Prego, 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 prego. Scusa. Punto primo. Punto secondo, parla di una cosa che è falsa perché non c'è stata nessuna interazione nel ruolo di avvocato del segretario generale del Consiglio dei Ministri con questo soggetto. Quando lui era avvocato, niente, non l'avete detto nel programma. È quello che ci ha detto, è quello che No, ci ha no, detto no, 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 Lisi, no, no, voi avete che ci ha avuto, confermato intermediazione in cooperazione. Non abbiamo detto che ha incontrato il narcotrafficante, anche perché il prestanome è anche stato arrestato, Palumbo, non mi ricordo ora come si chiama. la sua testa è piena di nomi e lei non sa neanche dove metterli, io me ne Ma frego dei è un nomi. prestanome, quindi non mi interessa il prestanome, mi interessa Artusceu, lo so, conosco A benissimo, è me non cagace. interessa, non lo conosco. Io parlo dei fatti, va bene? Anche io. Parlo dei fatti, lei non parla dei fatti, lei parla solo di mezze verità che sono di grande Ancora non mi ha falsità. detto qual è la falsità, la mezza falsità qual è? Le ripeto, che c'entra adesso un avvocato che è stato preso da un gruppo di persone di fiducia di un defunto che aveva le proprietà albanese, di origine albanese, che aveva le proprietà in Albania L'abbiamo detto. e l'ha dato e lui ha avuto una procura del tribunale per esercitare il suo ruolo da avvocato, che ha smesso di esercitarlo quando è diventato segretario generale. Che c'entra con tutta questa storia generale qui? Che c'entra? Che c'entra? Perché avete messo in mezzo l'avvocato che non c'entra niente con tutto il resto della storia, che io neanche lo conosco e neanche mi interessa? Perché volevate provare, e continuate a farlo, lo vedo, adesso intravedo la nuova serie, volete continuare a provare che Giorgia Meloni ha fatto un accordo sbagliato con un governo pieno di ombre. E questo è vergognoso, va bene? Perché non corrisponde alla verità e perché è fatto di mezza verità. Mi parla del terzo ministro degli interni che oggi, e mi dice una telefonata tra due, ma che ne so io di telefonate No, l'ho che, letta, no, no, scusa, infatti. che ne so io delle telefonate di persone che possono parlare, che ah, io incontro lui, ho incontrato Edi Rama, l'ho detto, mi ha detto, ma che ne so io? Ma come si possono buttare tutte queste cose qua? Perché quella telefonata che non lo so, che lei ha letto, Sì. deve essere connessa a fatti. E poi se i fatti sussistono, va bene. Ma come si possono prendere nelle dossier telefonate, questo, quello, e metterli davanti al pubblico? C'è stata una telefonata. Ma sì, c'è stata una telefonata, allora cosa? Io apro il telefono delle volte, non conosco neanche i numeri, apro il telefono, parlo, allora cosa? Il fatto deve essere seguito, cioè cosa c'è stato in seguito? Mi sto io adesso imparando cosa vuol dire democrazia. Insegnando quindi a me. Democrazia, no, no, imparando io, A lei sta. Ok, non mi sto, pensavo. mi, mi sto imparando io, vedendo voi, cosa vuol dire difendere la democrazia dalle mezze verità. Perché in nome della democrazia, della libertà, le mezze verità e le falsità nei giorni nostri hanno preso una dimensione incredibile. E capisco nei social network, capisco, ma nel servizio pubblico italiano, ma come si fa? Ma come si fanno queste cose?
Presidente, noi mettiamo in fila fatti, Voi non mettete, testimonianze autorevoli, voi e non questo è il modo mettete, in cui, voi ma non, non soltanto noi in Italia, scusa, cioè il giornalismo libero e indipendente fa questo. scusa, Cioè, io le ho messo in fila soltanto dei fatti, le ho scusa, detto, cioè, una fonte autorevole ci ha detto questo. Lei che cosa mi dice? lei non mi ha messo a me in fila fino adesso, Sì. almeno fino adesso, nessun fatto. E questa è la sua Lei, valutazione no, che nessun fatto. assolutamente ne Nessun prendo fatto. atto e mi dispiace che abbia Lei mi ha messo in fila. questo intendimento. Lei, no, perché. Ma mi Sì, dica lei dove sono i assolutamente. fatti. Cioè, lei mi ha messo in fila cioè, ok, è un fatto che lei ha Quindi lei mi letto. Cioè, dice, in Albania la mafia non c'è, non ha no, alcun rapporto con la ma politica, non e lo. questa è la posizione. Ma scusa, ma lasciami finire. Prego, prego, Perché. certo. No, per capire in sintesi. No, le dico, ma. Cioè, è un fatto che lei ha letto due criminali che parlano un altro, io non lo discuto, va bene? Ma prendere questo fatto, metterlo qua, cioè fare un viaggio dall'Italia, venire qua da me e dirmi due criminali, dirmi tanti esponenti del Ho vostro risposto alla sua governo, domanda, non era lei una delle mie no, 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 domande. Ho no, risposto alla sua no, domanda. no, lei ha detto tanti esponenti del suo governo sono stati provati legati con la mafia. L'ha detto lei. Ha detto chi nomina uno, va bene, che è stato giudicato e tutto il resto, io non commento, ma che non è stato provato e neanche condannato per collusione mafiosa, per essere No, chiari. però i Ah, racconti. no, 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 va, Certo, no, lei può fare il giudice sopra i giudici No, io faccio il è giornalista, diritto quindi suo. Io le dico, faccio il io gli giornalista. dico il fatto, Certo, va bene? E certo, per me, faccio il giornalista, è una grande cosa. certo. Vedi qua, Prego, prego. vedi qua. Questo sono io, va bene? Questo è lei nella foto? Questo sono io, va bene? E che cosa le era successo? Con i capelli non la riconosco, Presidente. Perché facevo il giornalista io, Ah, va è il bene? 97. Questo E sono chi l'ha io. ridotta così? Questo sono. Va bene? E questo sono io. Cioè, li ho fatte uscire qua. Me le ha portate. Lei ha Sì, visto che li ho messo dietro perché me le ha portate una ragazza che ha fatto un'esibizione sulla libertà di stampa. E ce li ho qua e le ha fatte uscire perché mi ha detto io sono giornalista. Io so cosa vuol dire essere un chi l'aveva giornalista. ridotta così, Presidente? Le fonti prestigiose che lei ha intervistato per la sua prima serie, ma Non erano le mie questo fonti, erano degli intervistati, erano. va bene, Se fosse intervistati stata l'opposizione, il capo dell'opposizione, lei sarebbe venuto da lei perché a fare lei l'intervista su Beriscia, se lei fosse non stato il capo sto adesso dell'opposizione. scusa, non mi metta altri nomi qui. Certo. Io mi ha detto chi e io gli ho dato una risposta, Ok. Gli esponenti della maggioranza. non è Bene, qui, perfetto. non è Sì, questo, non è d'accordo, questo il d'accordo, non è questo soggetto. il tema. Il soggetto è questo, cioè io so cosa vuol dire combattere per la libertà della parola, so anche cosa vuol dire avere ancora sulla pelle, qui e qui, e qui dietro, i segni. Però dicono che Cioè oggi lei controlli i media qui in quando mi Albania, che la dice, maggior parte dei media sono a favore del lei governo. dice un'altra menzogna, cioè è quando Ogni lei, parola che dico è una bugia, quando lei Presidente. mi dice. Porca miseria. No, ma lei è carico di mezze verità, perché questo non è giornalismo, questo è facile giornalismo. Va bene? E lei dice io faccio il giornalista come se ha una carta di immunità. No, per fare No, delle domande. scusa, Non ho nessuna immunità. ma Certo. lasciami finire, perché non mi lascia finire? Avete anche questa cosa che Chiedo non mi scusa, lasciate mai finire. Presidente, non Cioè era io questo. non l'ho interrotto. E neanche io. Così Ma sembra un talk show italiano, però. lei a Le chiedo casa mia scusa. mi può interrompere tutto il tempo, Assolutamente, le chiedo scusa, perché è la Presidente. regola di casa Sta nostra. scherzando. Cioè io quando faccio il giornalista, per me è fare il mestiere più importante. E lo dico senza, perché è il mestiere della verità, non delle mezze verità. E quando poi io faccio il giornalista, diventa un tipo di immunità dalla verità. Cioè,
e si dice: no, io metto in campo tutti, cioè ascolto quello e li metto in campo. Ma è molto importante come li metti in campo, è molto importante come, perché certo tutti hanno il diritto di parlare, va bene, ma è molto importante perché si devono seguire da fatti, si devono seguire da carte, si devono seguire da confermazioni. Cioè, e per questo le ho detto. Adesso le dice lei contro la Emilia. Vabbè, su che base? Dico, ci sono delle accuse. Su che base? Ci sono delle accuse. Delle accuse, ma secondo cui io son, la ma io sono stato Emilia sarebbe, diciamo, molto vicino a lei. Molti vincono appalti pubblici, insomma, sono nella sua orbita. Ecco, questa è l'accusa. Lei che cosa risponde? È legittima questa domanda, Presidente? Ma mi deve portare un appalto pubblico, uno, fate l'inchiesta, uno, che è stato vinto da proprietari dei media. Un proprietario di media. Portatemi. E poi io non penso che i proprietari dei media, se fanno anche gli imprenditori in altre cose, sono obbligati a non prendere parte nei appalti e così via. Io non faccio appalti, li fanno le istituzioni, ma cos'è questa storia? Ma stiamo parlando un'ora qui e stiamo schiacciando la lezione elementare che i romani ci hanno lasciato. L'onere della prova. Sta all'accusatore di provare, non all'accusato. So che molti loro hanno avuto gli appalti non pubblici. Non all'accusato di... Anche con gli inceneritori hanno avuto gli appalti pubblici, no, tra l'altro. Non all'accusato, all'accusatore. Gli faccio un nome, prova proprio documentale. È una importante di VR Report TV del mio connazionale Carlo Bollino, che gestisce i bunker, i musei, che è una concessione pubblica, penso. Gli ho dato uno, mi ha chiesto uno, gli ho detto. Senta, lei innanzitutto credo che doveva lasciare Carlo Bollino fuori da questo fango. Ma quello che volevo dire è molto semplice. Io le ho parlato con i fatti. Semplice. Lei mi ha parlato con le accuse, non sue, ma raccolte di qua, di là, di là. Di fonti autorevoli. Di fonti che io considero non autorevoli. Perfetto. Io personalmente. Perché non possono essere fonti autorevoli fonti di menzogna. Io non le considero autorevoli, perché fonte autorevole vuol dire una fonte che ti dice ecco i fatti. Ti dai i fatti e poi se è interessato ci mette anche la faccia. Ma fonti autorevoli, delle persone che hanno problemi con la giustizia, delle persone che hanno, diciamo, posizioni politiche contrarie e che si lanciano in un tipo di retorica politica o che nascondono, diciamo, il loro essere di parte, non essendo in politica direttamente, va bene, fanno parte della vita politica come in Italia, come dappertutto, ma che c'entrano con le inchieste? Questo è il mio punto. Che c'entrano con le inchieste queste persone? Cioè lei mette lì persone, nel programma, persone che hanno avuto problemi con la giustizia e poi dice la giustizia albanese gli ha fatto del male. Ma come si permette? E poi dice che il processo... Sa però, Presidente, noi in Italia abbiamo fatto dei grandi progressi nella lotta alla mafia, per esempio, grazie ai pentiti. Cioè, soggetti che avevano dei ruoli apicali e che poi hanno cominciato a raccontare tutta una serie di cose che andavano riscontrati. Dichiarazioni andavano riscontrate, assolutamente. Ma il punto è questo. Questa fa la differenza. Cioè, i pentiti non andavano da report. I pentiti andavano da Falcone, va bene? Andavano dai magistrati. Parlavano anche con... No, aspetta, no, te lo dico... Buscetta. No. Io provo a fare questo lavoro nel modo più scrupoloso possibile, perché appunto non prendo l'uomo della strada o il suo oppositore politico interno e dico ecco, costruisco la cosa. Se c'è una figura che è stato al suo fianco, è stato il suo braccio destro per anni,
Ma che no, no. racconta una serie di cose, io ho il dovere da giornalista di venire da lei anche nel suo interesse No, no, e chiederglielo. ma io non ho nessun problema con questo. Appunto, infatti, mi ha risposto in modo Non ho nessun estremamente problema. pacifico. Il Però non lo mio, chiami fango, sono ma domande. no, io non chiamo fango le domande perché adesso No, no, non no. bisogna mettermi No, a sto facendo non la bisogna vittima, per mettermi carità, è no, no, stato no. Ma gentilissimo. no, non bisogna mettermi In bocca. no, non bisogna mettermi a ripetere a Sì, chiarire. assolutamente, Non certo. lei qui da Sì, me sì, 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 sì. non ha gettato nessun tipo di fango da Ecco. quando è entrato. Perfetto. Ah, La è ringrazio. stato un po', diciamo, sospettoso del caffè perché non l'ha accettato, ma cioè, perché con tutto quello che hai in mente, forse sembro anche l'autocratico che poteva avvelenare il giornalista, Ho fatto assaggiare il caffè al filmmaker però perché prima. ho visto il simpatico direttore vostro compararmi anche, fare anche un paragone tra me e Putin che sono intervenuti da report, cioè per questo ho detto, è per questo che lui non Non ha detto prende. che lei era come Putin, ha No, detto non ha detto, ha che... detto che era la seconda volta che Primo ministro un ministro straniero. straniero cioè, ha fatto un po' il suo classico vittimismo, ma ci sta. Però devo Ma dire, io, Putin non ha chiamato un dirigente Rai. perché per tante ragioni. Perché a lui sembrerebbe una caduta veramente in basso per chiamare un dirigente Rai. Esatto. A me sembra diversamente, quando ho chiamato il dirigente Rai, a me sembra chiamare il top di quello che secondo me è il servizio pubblico italiano. Con la Rai noi siamo cresciuti. Va bene, non è più la Rai di prima. Su questo sono d'accordissimo, Presidente. Per ragioni diverse, ma sono d'accordissimo. No, ma lei non sa per quale ragione io la penso così, cioè Sì, dico, per ragioni diverse, dico. no, forse abbiamo anche ragioni comuni, ma non tutte. Non tutte, cioè se mi dici che la RAI è messa male perché c'è No, Giorgia, no, no, è messa male da 20 anni, da più di 20 anni. allora siamo d'accordo. Assolutamente, la Tutto lì, politica ha fatto... tutto C'è chi lì. sta, c'è chi ha fatto peggio, c'è chi forse sta facendo peggio, c'è Cioè, chi la è distinzione stato... tra sinistra e destra è sempre una distinzione quando si tratta di prendere o ottenere il potere, ma quando vanno al potere sono tutti lo Sono stesso. d'accordissimo. Il fango, perché io insisto, il programma, non so se fate una correzione di stile, non lo so se vi riesce, sarebbe bene anche per voi. Nel senso, sì, tutte le cose si possono dire, ma non le pregiudiziali, non le etichette, non i nomi di persone che non sono neanche presenti. E poi, tutte quelle cose dette in quel programma, cosa hanno fatto in fondo? Hanno fatto quello che voi volevate fare. Cioè, l'accordo, un accordo malissimo. Sacrosanto dal vostro D'accordo, punto di vista. illogico, non è un giudizio, Illogico, di valore, illogico, irrazionale, illogico dal punto di vista dei costi. sacrosanto dal vostro punto di vista, l'accordo è un accordo di merda, volete Illogico. dire voi. E Ma no, l'ha detto lei. poi aggiungete, in un modo molto, io direi, diabolico, quest'ombra è un accordo con un paese, narcotraffico, esponenti della mafia, collusione con la mafia, avvocato di potenti narcotraffici. E tutta questa, cos'è? Tutta questa è per sostenere la vostra prima intenzione, ma facendo un torto enorme a un paese, a un popolo non merita questo. Perché lei dice, il suo direttore dice: no, non ce l'avevamo con il popolo albanese. Assolutamente. Ma scusa, ma sarebbe il colmo se voi ce l'avevate con il popolo albanese. Ma avete fatto un grande torto al popolo albanese.
perché avete messo davanti agli occhi degli italiani qualcosa che non corrisponde alla verità. Ma Ma la mafia qui in Albania è scusa, forte o ma no? scusa, Cioè, se, ma, a questo non mi ha ancora cioè, ma risposto, scusa, Presidente. C'è una scusa, ma, presenza mi molto lascia, mi lascia, forte? ma che presenza molto forte della mafia in Albania? Ma Non c'è. stiamo tra molto forte e non c'è, ci sono tante altre E mi possibilità in dica, qual è mezzo. la gradazione di forza, di potenza? Ma lasciami finire, ti dico tutto Prego, quello prego, che prego, vuoi, certo. tutto quello che vuoi. Mi puoi tenere qui ostaggio finché vuoi, perché Ostaggio no. noi abbiamo questo detto eterno: la casa dell'albanese è del Dio dell'ospite. Lei è ospite, lei è qui, Dio non c'è, non è presente. C'è, ma non ci guarda, va Forse bene, avrà cose più importanti, forse da guardare, se c'è veramente, se Dice esiste. sicuramente che io sto passando, diciamo, un momento interessante con il mio ospite, ma comunque, finché Dio non c'è, lei è Dio qua. Cioè, lei può decidere tutto quello che vuole, quando vuole uscire, quando vuole restare, non c'è problema Ringrazio. per me. Io dico questo. Sì. Cioè, per questo possiamo parlare. Io dico questo, il torto fatto è importante e anche in un altro verso, perché raccontare ai albanesi questa cosa, sono ogni giorno le sorgenti e le fonti di informazione e di disinformazione in Albania, bastano e avanzano per loro, ma ci deve essere una ragione. Che tutti quelli che sostengono tutto questo approccio di mezze verità perdono, perdono, perdono e perdono. Perdono consensi, perdono e vanno sempre più in giù. Mentre vedere le stesse cose, perché sono le stesse cose, non mi ha detto niente di nuovo dal punto di vista delle cose che abbiamo parlato, cioè sono cose conosciute, il servizio pubblico italiano, il Rai 3, allora fa un certo effetto, va bene? Un certo effetto, e non è una cosa casuale che poi quelli che li dicono da tanto tempo, adesso dopo il programma, dicevano: ah, adesso l'ha detto la Rai 3, adesso queste sono delle cose vere. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Su questo senso avete fatto un torto al popolo albanese, davanti agli occhi degli italiani e nei loro occhi guardando la RAI. Questa era. Adesso parliamo non c'è dubbio, cioè se non si discute, che c'è un importante fattore, diciamo, albanese, anche se io odio di mettere l'etnia o la nazionalità a criminali, perché per me loro non hanno bandiera, non hanno colore, non hanno nient'altro che il fatto di essere dei umani criminali. Perché aggiungere sempre ma la mafia italiana, la mafia albanese, fa un certo torto a tutti gli italiani e a tutti gli albanesi, ma la mafia è la mafia, cioè non è che. Cioè, quando voi parlate dei vostri mafiosi, voi non dite i mafiosi italiani, voi dite i nostri mafiosi, basta, punto e basta, cioè i mafiosi di casa nostra. Allora, in questo Beh, noi senso dobbiamo c'è. distinguerli, però, visto Sì, che abbiamo tanti da noi, no, sì, dobbiamo. no, io l'ho detto, Certo. Sì. Che c'è un fattore di mafia albanese ha inquinato l'economia c'è un fattore di albanese o mafia no? albanese nel Sì. territorio, diciamo, delle mafie, non si discute. Cioè, discutere questo. È inutile. Che c'è sicuramente una lotta alla criminalità organizzata in Albania, perché ci sono loro, non perché non ci sono e noi lottiamo con i mulini di vento, non si discute, è una lotta che va avanti, è una lotta che ha avuto successi importantissimi, non lo dico io, in relazione molto forte con l'Italia e con le agenzie. Internazionali. Le agenzie internazionali, ma l'Italia in primis, in tutto l'orizzonte, dalla polizia
ai magistrati in tutto l'orizzonte, cioè l'Italia ci ha dato una mano importantissima, che continua ad essere una lotta, non si discute, ma che ha detto giustamente che l'Italia ha fatto progressi importanti in questa lotta, anche noi abbiamo fatto progressi importanti in questa lotta, che ci sono, non si discute, che prendono forme nuove, non si discute, ma che dire che controllano l'economia albanese è una... Inquina, inquinato, ma tutto... così come inquina anche la politica, questa è la domanda. Politica, politica inquinata dalla mafia in Albania, sinceramente, le dico sinceramente, io non la vedo, non la vedo. Potere diciamo, di imporsi, potere di deviare le decisioni importanti, potere di controllare di parti di quella economia che gestisce lo Stato, io non la vedo. I fatti non lo dico. Certamente quando ci sono delle indagini, che non è la prima volta, non sarebbe, spero che non è il caso per loro, ma non sarebbe la prima volta che ci sono delle indagini fuori, perché non è qui l'attività, cioè non è qui l'attività. Si sta mandando anche in Italia soldi, infatti. Non lo dico, Polonia, non è sì, qui, per dire, certo. Non è qui l'attività, la parte importante cosa fanno? Come cioè, l'Andrangheta, la stessa cosa in l'attività. Italia, l'Andrangheta. E per questo, quando succedono delle catture o delle indagini fuori, sicuramente arrivano anche da noi le conseguenze e le necessità di trarne delle conseguenze. Cioè in questo senso, perfetto. Io non vedo, anche perché loro sono diventati ricchissimi. Cioè, non è l'Albania, a loro non basta neanche l'Europa, lascia stare l'Albania. Cioè in questo senso, ma comunque non è che li metterei in cima di tutte le classifiche, perché fanno parte di un mondo abbastanza complicato. In questo, ammetto, davanti a lei sono un ignorante, cioè non le posso raccontare di più. Beh, per il giornalismo le posso dare delle lezioni pro bono. Private. Private. Mi fa delle ripetizioni. Private, senza di esperienza, perché c'è una cosa che si sente, anche se voi, cioè i giornalisti, non lo direte mai, ma c'è una cosa che si sente, che c'è anche, cioè voi siete delle volte, avete un protagonismo che va oltre il vostro lavoro, nel senso che facete anche la voce del popolo, ma non dal punto di vista dell'informazione sulla verità, ma dal punto di vista del pensiero sui politici, cioè tutti corrotti, tutti criminali, tutti mascalzoni, ma non è vero.